the seventh son. Oggi ci occuperemo di Lev Tolstoj, grandissimo autore russo, uno dei maggiori autori di tutti i tempi. Tutti immagino lo conosciate, e se non lo conoscete avrete occasione con questa puntata di Chef Book di approfondire la sua conoscenza, anche nei rapporti che ha avuto incredibilmente con l'Italia, e stiamo parlando dell'Ottocento. Abbiamo ospite Roberto Coaloa, che è un studioso storico, e traduttore e curatore della biografia di Tolstoj, e ha scritto questo Lev Tolstoj e l'Italia in occasione di una mostra che è stata fatta di recente nell'autunno 2016. Roberto, parlaci di questa mostra, che è ben illustrata dalla copertina del libro pubblicato dagli Ori di Pistoia, e ovvero questa copertina quasi pop alla Andy Warhol. Sì, è un'immagine sorprendente questa qua di Lev Tolstoj alla Andy Warhol, ed è un'immagine addirittura del 1904. L'artista è un toscano che collaborava all'Avanti della Domenica, che era l'organo socialista più diffuso dell'epoca, e per i nostri avi Tolstoj non era tanto l'autore di Guerra e Pace e Anna Karenina. Questa è una fama di Tolstoj che arriva nel Novecento, proprio a Torino, che inizierà proprio a Torino, la casa editrice Slavia, a pubblicare le prime traduzioni di queste grandi opere. Mentre i nostri nonni, i nostri bisnonni, conoscevano Leone Tolstoj come l'uomo più famoso al mondo, cioè colui che scriveva allo zar, colui che prendeva posizione contro il colonialismo, colui che era contro la pena di morte. Era questo il personaggio, un personaggio diciamo più sociale, era il vero zar della Russia. E questa icona, appunto questa icona pop, inventata da Giorgio Kirnek nel 1904, rende bene la potenza appunto di quello che era Leone Tolstoj. Allora, Leone Tolstoj era un omone affascinante, un nobile russo, che viveva nella sua tenuta di Jasnaya Poliana, e comunque aveva rapporti anche molto stretti con l'entourage dello zar e la nobiltà l'esercito. Partiamo da Leon Tolstoj, l'evoluzione di Leon Tolstoj, sia umana sia letteraria. Lui partecipa all'assedio di, come difensore ovviamente, dall'assedio di Sebastopoli, tra i difensori in Crimea. Naturalmente sì. Ci sono contro anche i piemontesi, certo. Il regno di Sardegna. A quell'epoca Tolstoj quanti anni ha? Beh, Tolstoj non è ancora il grande scrittore, quindi lui nasce nel 1828, in Crimea arriva nel 1854, quindi non è nemmeno trentenne, e questa esperienza di soldato è significativa, perché voi pensate, la famiglia imperiale in Russia a quel tempo erano i Romanov, Nicola II poi sarà l'ultimo zar, e i Tolstoj vantano invece una aristocrazia molto più antica. Quindi sale a Pietro il Grande, per prima, modo di dire. Sì, beh, Pietro il Grande, ovviamente, essendo anche lui un Romanov, in qualche maniera non è come i Tolstoj o i Trubetskoj, queste grandi famiglie russe che in qualche maniera si sentono privilegiate, sono dei grandi aristocratici. La cosa curiosa è che Lev Tolstoj, che poi conosciamo della vecchiaia, il profeta di Jasnaya Poliana, in realtà non corrisponde invece a quello che era Tolstoj giovane. Tolstoj giovane era veramente... un ragazzaccio che cercava di comportarsi bene, ma scriveva già nel suo diario, perché questa vocazione di scrittore lo prende subito, e scrive: no, questa notte sono andato dalle zingare, ho perso al gioco. Cosa perde al gioco? Addirittura la tenuta di Jasnaya Poliana, che poi ricompra dopo il matrimonio. Comunque erano dei giovani nobili, ardimentosi, lui sfida apertamente le pallottole, certo. Le granate,
E questo è il giovane Tolstoj. Però che scrive un racconto. Scrive i racconti di Sebastopoli. Che sono da leggere. Sì, perché stupiscono il pubblico di allora, perché per la prima volta anche lo zar che legge appunto i racconti di Sebastopoli, che escono un po' così in sordina, però il pubblico è conquistato, l'aristocrazia russa è conquistata, è la prima volta che c'è una descrizione della battaglia così com'è. Cioè l'orrore della battaglia e anche, come descrive Tolstoj, il povero mujik, il contadino russo che è soldato, che non capisce la lingua dei dottori che gli parlano in latino e gli stanno spiegando che c'è una frattura. Però quel latino li rende ancora più preoccupati e quindi il terrore di questo contadino che pensa di morire, un dottore che parla un'altra lingua, non il russo corrente ma il latino, e questo Tolstoj lo scrive, lo rende drammatico. Ecco, questo conquista i suoi contemporanei, così come conquista i suoi contemporanei il fatto che Tolstoj non nasconde il fatto che l'esercito russo ha dei pessimi comandi. Facciamo un salto temporale, macchina del tempo, e ci troviamo Tolstoj in Italia. Addirittura a Torino. Quindi siamo nel 57. Cosa combina, come mai arriva a Torino e Tolstoj a Torino. Tu hai scoperto tra l'altro delle cose molto interessanti. Sì, allora la cosa, partiamo appunto, siamo 2 anni dopo la fine della guerra di Crimea, e la cosa che è sorprendente è che Tolstoj fa questo viaggio in Italia ed è curioso di trovarlo a Torino. Perché dico è curioso? Perché proprio visita in Europa questo conte, è ancora l'aristocratico russo, non è ancora il grande scrittore, nel 57, quindi 2 anni dopo la pace di Parigi, lui prende il suo trenino dalla Russia, passa da Berlino, non scende neanche dal treno, va direttamente a Parigi. Da Parigi poi farà un viaggio, all'epoca non c'era un collegamento con il treno per arrivare in Piemonte, quindi dorso di mulo, piedi, camminate proprio di montagna, e nel giugno 1857 arriva a Torino. Siamo il 16 giugno e il 16 giugno c'è un dibattito nel Parlamento subalpino. E guardate bene. Siamo in Piazza Carignano. Esatto, proprio lì dove c'era il cambio, il ristorante favorito da Cavour, probabilmente Tolstoj è passato con i suoi amici dissoluti a mangiarci qualcosa. Però quello che interessa a Tolstoj non è quella, e lui lo scrive nei suoi taccuini, c'è un'atmosfera di brio, gli piace Torino. Ed è una considerazione importante, perché Tolstoj quando scrive di Parigi o di altre città europee non è così entusiasta come lo è a Torino. A Torino è curioso, ed è curioso perché va proprio da aristocratico russo nel Parlamento subalpino, che guardate bene è l'unico Parlamento legiferante e libero in Italia, è il Regno di Sardegna. Quindi il personaggio di quel momento è Cavour. Tolstoj, da buon aristocratico russo che è interessato alle riforme per il suo paese, che ha perso quella battaglia proprio contro il Piemonte, la Francia, la Gran Bretagna unite con l'impero ottomano per sconfiggere i russi nella Crimea, ecco, Tolstoj vuole trovare degli esempi positivi da portare nel suo paese. Cavour sta discutendo in Parlamento con Brofferio, che era rappresentante della sinistra storica, e Tolstoj è talmente conquistato da Cavour che io poi sostengo una mia teoria. Molto interessante. Tra l'altro Cavour aveva una tenuta a Leri, dove faceva degli esperimenti di cui ci parlerai. Ma vogliamo dare una chicca, una tua tesi molto interessante, vale a dire che in Guerra e Pace, prego leggere Guerra e Pace, vi annuncio che sono 4 tomi, per cui non ve la cavate tipo Don Matteo, ma avrete certamente una visione più vicina al paradiso. In ogni caso, un personaggio fondamentale di Guerra e Pace è Pierre Bezukhov, e tu scrivi, affermi, mi ha molto colpito questo, la somiglianza incredibile che è tra Bezukhov e il conte di Cavour. Quindi raccontaci un po' di Cavour, Tolstoj, le riforme che ha fatto Cavour nella sua tenuta e poi che influenza avrebbero potuto avere o hanno avuto, o anche soltanto le affinità tra i due. Potrei parlare sia di Guerra e Pace che ovviamente invece dei taccuini di viaggio che per la prima volta sono stati pubblicati e quindi raccontano il viaggio in Italia e soprattutto in Piemonte, perché poi di fatto in quell'anno poi farà altre visite in Italia, in particolare a Firenze, Roma e Napoli, il conte Lev Tolstoj. Però quello che mi interessava era proprio questo rapporto qua. Da una parte appunto Tolstoj nel 1857
conosce, vede Cavour, però che peccato, i due poi non si sono più rincontrati, anche perché poi Cavour muore giovanissimo, come sappiamo, non vede neanche l'Unità d'Italia. Ecco, però cosa accade? Che io ho delle suggestioni. La prima è quella della mia memoria di bambino lettore, e devo dire che ho avuto la fortuna che i miei genitori non mi hanno dato i 4 tomi di Guerra e Pace da leggere, ma come tutti i bambini della mia generazione avevamo la Scala d'Oro della UTET, che erano delle letture progressive a seconda l'età. Rivedute, corrette e asciugate. Molto asciugate. Infatti il mio volumetto di Guerra e Pace saranno state 120 pagine, 100. Sì, non arriviamo al fumetto, vi prego. No. Non arriviamo al fumetto, però, dei grandi romanzi. Però la cosa che ti devo raccontare, che è molto bella, è che questo volumetto di Guerra e Pace, a prenderlo, ovviamente un bambino, io avevo 7 anni quando l'ho letto, era per i bambini di 15, 14 già adolescenti, ma... Mi piaceva perché giocavo con i soldatini, quindi Guerra e Pace, si parla di soldati, Napoleone, e sfoglio queste, le illustrazioni erano di Sergio Toppi, che ho riprodotto nel libro sulla storia d'Italia, e c'è un'immagine subito di, ovviamente, di Pier Bezukhov, e quel Pier Bezukhov a me era un po' familiare, avendo sfogliato già dei libri di storia, occhialini, barbetta, panciuto, grosso. Per un piemontese è lì, è il conte di Cavour, è lui. Intanto il Tolstoj è un personaggio notevole e comincia a sviluppare tutta una sua filosofia, anche anticonformista se vogliamo, ma che oggi è molto attuale e si avvicina a tutti i movimenti con una certa sensibilità che oggi diremmo di sinistra. Visto che lui comunque apparteneva alla nobiltà russa, la vecchia, l'antica nobiltà russa, si avvicina a questo tipo di situazioni, cioè a un atteggiamento politico di difesa dei contadini, della giustizia sociale, e poi un atteggiamento personale di filosofia e di religione che, diciamo, lo avvicina alla teosofia. Certo. Dici qualcosa sui rapporti che ha avuto con la Blavatsky, Elena Petrovna, anch'essa russa. Tra l'altro io suggerisco di leggere un libro molto interessante, scritto dalla sorella della Blavatsky, mi sembra fosse pubblicato da Ubaldini, è magnifico, proprio un bel libro in cui racconta la giovinezza, l'infanzia di questo personaggio straordinario. Sì. Immenso, una grossa donna, sì, una matriosca immensa. Sì, un personaggio da scoprire in tutti i sensi. Quindi, teosofia, siamo negli anni... Sì, siamo alla fine dell'Ottocento qua, siamo già in un passaggio quando Yasnaya Polyana, la Leri del conte russo, di fatto diventa il crocevia delle idee tra Occidente più sviluppato, quindi Inghilterra, Francia. A Yasnaya Polyana non ci va solo quelli interessati alla teosofia, però tutti quelli che sono interessati all'India, alle culture orientali. Quindi abbiamo ad esempio Lou Salomè, Rilke, abbiamo dei personaggi particolari. Però la Blavatsky, leggendo Blavatsky, è proprio immerso in queste filosofie orientali. Certo, certo. E Tolstoj era molto interessato perché... Anche se resta un cristiano. Sì, un cristiano però che viene scomunicato dalla Chiesa Ortodossa nel 1901. Perché? Ti racconto un aneddoto che non ho riportato, però è significativo. Quando Tolstoj torna dal famoso viaggio dal Piemonte e dall'Europa, la prima cosa che fa, parlando di contadini, fa una cosa simile a quella che fa il conte di Cavour. Siamo nell'anno 1862, iniziano le riforme in Russia. Quindi il conte Tolstoj cosa vuole fare? Vuole aiutare anche lui che è possidente, è un proprietario terriero, alla fine addirittura vorrà lasciare tutto ai suoi contadini e ai suoi mujiki, però intanto apre delle scuole. Ecco, questo è un altro aspetto interessante che lo avvicina a Cavour, perché nello stesso periodo, qualche anno prima, Cavour ad esempio era favorevole a migliorare le condizioni dei suoi contadini, chiamando a lei, tra l'altro, dei medici per vedere anche come risolvere certe situazioni di malaria, che tra l'altro lo stesso Cavour sarà poi colpito e porterà alla morte questa malattia nel Vercellese. Ecco, questo interesse per i contadini e per la scuola è interessantissimo, perché Tolstoj si chiede, da maestro di scuola per i suoi contadini, se siamo noi a dover insegnare ai figli dei contadini o noi che dobbiamo apprendere dai figli dei contadini.
Quindi c'è anche un qualcosa di moderno che farà sì che questi pensieri di Tolstoi addirittura passeranno poi nel Novecento alla Montessori, che guarda caso conosce Tatiana, la figlia di Tolstoi. La personalità di Tolstoi è enorme e anche anticipatoria di fenomeni attuali. Per esempio Tolstoi tiene una certa dieta, consiglia un certo regime di vita. Ecco, questo è proprio un aspetto tra l'altro legato non solo alla religione ma soprattutto alla filosofia orientale. Per Tolstoi essere vegetariani, e qua ritorniamo alla Blavatsky, a quel circolo appunto di Steiner, esoterico e altro, cioè c'è una concezione filosofica di base. Perché dobbiamo essere vegetariani? Non perché va di moda o perché ci sembra bello. Per Tolstoi qua si segue la filosofia orientale del perfezionamento, cioè lo scopo della vita umana è quello di perfezionarsi, un perfezionamento di sé. Quindi il primo gradino deve essere il saper mangiare, altrimenti non possiamo arrivare nei successivi gradini, magari la sapienza e altro, cioè, la temperanza. Il primo gradino, sì. Infatti lui pensava ai uomini russi della sua epoca, sì. Se tu noti, Tolstoi è sempre ritratto con le mani sulla cintura, mostra le belle mani lunghe, ma soprattutto perché tiene questa pose? Io vengo malissimo perché ho un po' di pancia, quindi non sono il Tolstoi, diventerò vegetariano presto, lo prometto. Comunque era per far vedere che era snello. Tutti i suoi contemporanei erano uomini panciuti. Sì. Basta pensare ad esempio alla descrizione di Stefan in Anna Karenina, che è un gaudente che mangia ostriche, chablis a gogo. E per quelli, quegli uomini lì, da per Tolstoi erano classificati come uomini perduti. Per attenzione, per il pubblico che ci sta ascoltando, Tolstoi ha una vastità e anche dei controsensi luce tenebre, certo. Cioè lui era un gaudente, lui era, diciamo che si ritirava a Jasnaya Apolliana. Era stato un gaudente e poi si inventa la figura di nobile penitente, esatto, possiamo dirla così. Allora, primo contatti con la Blavatsky, poi la filosofia, la teosofia evolve nella sua versione austriaca tedesca con Rudolf Steiner, che è stato tra l'altro il massimo esponente della teosofia, e diventa antroposofia, e lì sviluppa questa crescita dell'uomo anche rispetto alla musica, rispetto all'euritmia, alla cibo. Ma siccome è vastissimo questo argomento, facciamo un altro salto, stiamo solo dando dei bocconcini per assaporare il tuo libro, perché il libro è da leggere. Spero bocconcini piacevoli. Questo lo dovranno dire i telespettatori. Tolstoi quindi è stato in Piemonte, ma anche hanno fatto un film poi delle opere, mi dicevi, in Piemonte. Quindi il grande film Guerra e Pace con la Hepburn. Sì, stavo pensando invece a un altro film che consiglio di vedere. Adesso Guerra e Pace. Però il film che adesso mi hai suggerito, Jasnaya Apolliana, il discorso del vegetarismo, eccetera, è un film bellissimo che è uscito qualche anno fa e si chiama The Last Station, con Helen Mirren che fa la parte della moglie di Tolstoi e Christopher Plummer che fa la parte di Tolstoi. È bellissimo, lì si capisce il mondo strano di Jasnaya Apolliana. Guerra e Pace. Allora, proprio casualmente, un secolo dopo questo viaggio di Tolstoi in Piemonte, il viaggio di Tolstoi in Piemonte, l'abbiamo detto, nel giugno del 1857, passerà anche da Gressoney, dove una lapide tra l'altro lo ricorda come poeta. E dove descrive il canto del cuculo passeggiando sui monti. Esattamente. E il cuculo resta sempre il cuculo. Anche, voglio dire, anche secoli dopo. Certo, c'è sempre. No, mi ha fatto sorridere quella descrizione, perché mi ha ricordato un sacco di passeggiate in Val d'Aosta che avevo fatto. È proprio, la natura resta uguale a se stessa. Sì, è incredibile. È un aspetto, tra l'altro, poi la storia piacevano queste cose. E quindi il film, cosa hanno girato e dove? Il film è incredibile perché siamo nel 1955, grande produttore De Laurentiis affida a King Vidor, grande regista, il fatto di fare un grandioso Guerra e Pace con attori come Audrey Hepburn, Mel Ferrer, Fonda, cioè il giovanissimo Vittorio Gassman. È un film bellissimo, però pochi sanno che il contributo più grande al film è stato dato dal torinese Mario Soldati, il quale, trovandosi, eravamo nella Guerra Fredda, non si poteva girare a Pietroburgo o a Mosca, addirittura quindi era a Leningrado. Dove sono venuti? Quindi, alla fine, lo scenario, ad esempio, di Kutuzov, il generale che sconfiggerà Napoleone, facendogli fare la ritirata dalla Russia, e la palazzina di caccia di Stupinigi.
Ma le scene di neve, perché la scena di neve sono fatte da Sestriere. Pensate, le scene di grandi battaglie napoleoniche che sono fatte a Sestriere. Beh, la cosa più interessante invece è la scena finale del film, che è molto drammatica, che è la ritirata dei francesi dopo l'incendio di Mosca, la ritirata finale della Beresina, eccetera, e abbiamo dei tratti di un fiume. Ecco, lì sembra steppa russa, invece no. Ci sono sullo sfondo degli argini imbiancati, quegli argini lì dove sono? Sono tra Valenza e Casale Monferrato, quel fiume è il Po. Capite, e la Hepburn si è comportata in maniera sbarazzina quando è stata... Sì, tre mesi a Torino, dove le cronache... Ha lasciato traccia. La cosa più interessante però di questo film, girato di fatto in Italia, a Torino, nel Monferrato, nel Sestriere, e a Pinerolo addirittura c'è la scena di cavalleria, perché lì... Avevamo bisogno di un fracco di cavalli. Esatto. Però volevo dirti che la cosa incredibile è che all'epoca avevamo come sottosegretario allo spettacolo del governo di allora nel 55, un certo Giuseppe Brusasca, che era originario del Monferrato. Avendo avuto questo impegno, hanno scelto di fare la prima del film non a New York o in America, ma nel castello di Gabbiano, alla presenza di 1500 persone. Cambiamo di nuovo pagina, vedete che questo libro dà infiniti spunti. Un'altra pagina riguarda, c'è un piccolo aneddoto interessante, a Torino imperversava, era un grande, non solo a Torino, l'uomo di genio, il Cesare Lombroso, lo studioso di una nuova scienza, l'antropologia criminale, che doveva dimostrare, come tutti sapete, che le fattezze fisiche, la fisionomica, avrebbe determinato il destino criminale delle persone. Bene, contro queste teorie si batte Tolstoi, perché non è per niente d'accordo di questo. Certo. E qui c'è un viaggetto di Lombroso a Jasnaya Poliana a trovare il grande Tolstoi. Cosa succede? Beh, questo è un aspetto divertente, perché abbiamo addirittura più di una fonte di questo incontro, che avviene nell'agosto del 1897 nella tenuta del conte Tolstoi, lì veramente ormai grande scrittore e tutti lo vanno a omaggiare, e il nostro, ovviamente torinese d'adozione, Cesare Lombroso, decide, trovandosi a Mosca per un convegno che omaggia il grande Lombroso, decide di far visita a Tolstoi e a Jasnaya Poliana. Siamo in agosto, Tolstoi sapeva benissimo chi era Lombroso. Lombroso ovviamente era affascinato di avere una conferma delle sue teorie di genio e follia, quindi lo slavo, l'uomo slavo, l'uomo forte ma grande scrittore, l'uomo più famoso al mondo era Tolstoi. Ecco, Lombroso andava lì per avere una conferma della sua teoria. E invece l'altro gli fa un'accoglienza. Scherzo, si fa trovare, sta giocando a tennis con le figlie e a un certo punto invita Lombroso a fare un bagnetto a un torrente lì vicino. Lombroso, essendo più giovane, corpulento di Tolstoi, accetta comunque, tra virgolette, la sfida, si gettano in acqua, l'acqua è gelida. Ma ovviamente, Tolstoi era un uomo molto forte. No, Tolstoi si mette a ridere perché vede annaspare il povero Lombroso che sta per annegare. Lo afferra per i capelli e lo tira fuori. Abbiamo il resoconto di Lombroso, che è molto divertente, però Lombroso si stupisce della forza di Tolstoi e gli fa dei complimenti. Ovviamente contento di avere una conferma di questa sua teoria. Ultima chicca, perché il tempo sta scadendo. Perfetto. E Moneta, un grosso personaggio. Abbiamo veramente poco, però ci tengo a parlare di Moneta, perché questo Moneta, che nessuno conoscerà dei telespettatori, ha vinto. Sì, allora, è una storia per noi italiani interessante, perché Nobel per la pace nel 1907. Poi chissà perché nessun italiano ha più avuto un Nobel per la pace. Forse spiegando chi è Moneta capirete per quale motivo. Allora, Moneta entra in contatto con Tolstoi, siamo nella stessa epoca dell'incontro con Lombroso, che giudicato da Tolstoi poi un uomo ingenuo, dopo quella scena che abbiamo raccontato. Ecco, un altro ingenuo agli occhi di Tolstoi è questo Moneta. Moneta favorevole agli arbitrati internazionali e quindi discute con Tolstoi di pacifismo. Ricordiamo che Tolstoi, tra l'altro, poi è un profeta in questo del pacifismo più radicale, tanto da influenzare poi Gandhi per la scelta non violenta. Ecco, è contrario a questi arbitrati internazionali. E dice a Moneta: beh, in realtà io sono contrario alle vostre idee e accetto però di scrivere questo articolo. Siamo nel 1898, la rivista di Moneta, La Vita Internazionale, quando esce ci sono i moti appunto a Milano per il Baba Bacchè che spara sulla flotta.
Niente, succede un patatrac, l'articolo di Tolstoi non esce, i due rimangono in corrispondenza. Accade però, con sorpresa degli amici svedesi e anche dei russi, per fortuna Tolstoi è già morto nel 1910, che Moneta, l'italiano appunto favorevole all'arbitrato internazionale, in realtà poi sarà favorevole alla guerra, certo, in Libia, e poi addirittura nel 14, quando l'Italia non è ancora scesa in guerra contro l'Austria-Ungheria, è favorevole allo scontro con gli imperi centrali. Quindi un pacifista, sì, armato, ecco, invece contraddizioni. Tolstoi, grande uomo, che profetico, che avrà influenze su Gandhi, come vi ho, sì, detto, che però a sua volta ha lui delle radici in Thoreau, vita, certo, nei boschi, che è vissuto precedentemente, la grande americano della disobbedienza, certo, civile. E Tolstoi è un personaggio comunque da scoprire, quindi non solo da leggere Guerra e Pace, Anna Karenina, Resurrezione, i suoi racconti, i suoi diari sono stupendi, è un mondo da scoprire, che è veramente attuale. Un consiglio proprio bruciante, perché dovrebbero leggere i telespettatori questo Lev Tolstoi dell'Italia? Beh, innanzitutto per divertimento, per scoprire addirittura che un grande pittore, poi noto come pittore futurista, Giacomo Balla, nel 1911, un anno dopo la morte di Tolstoi, fa un ritratto spettacolare, siamo un'immagine fotografica in bianco e nero di Tolstoi. Tolstoi è rappresentato come quasi un rivoluzionario, un contadino con un aratro già quasi futurista dietro alle spalle. Ecco, questa immagine per Balla doveva essere di festeggiamento per i 50 anni dell'Unità d'Italia nel 1911, la sceglie in polemica con le famiglie romane che stavano chiudendo le scuole dei contadini nel lago romano. Bene, tuffatevi dentro il fiume impetuoso o placido di Lev Tolstoi e non fate la figuraccia di Cesare Lombroso. Grazie Federico. Right now you could care less about me, but soon enough you will care by the time I'm done. Let's have a ball and a biscuit, sugar. Take off.